me fa ridere leggere spesso, sentirmi dire, ah, per il tuo passato avevamo un pregiudizio su di te. Uno perché sono contro i pregiudizi e in prima persona, magari quando ero più piccola li avevo, perché dicevo, quando ero più piccola, magari anch'io ho sicuramente avuto dei pregiudizi e poi col tempo ho capito che le persone non vanno mai giudicate, nessuno conosce il trascorso, i motivi, delle scelte altrui. Guardate, assolutamente sì, sono due ragazzi semplici, super umili e tanto tanto divertenti, hanno una cagnolina super simpatica. E soprattutto quello che mi sento di dire è che se gli altri ti giudicano in modo leggero senza conoscerti, non sono loro a doverti dare una seconda possibilità, ma al massimo sei tu a doverla dare a loro. Io venivo giudicata per le mie origini, per la mia. Io non vivo senza protezione 50, non smetterò mai di dirvelo. È importantissimo, soprattutto per il viso, proteggerlo con una protezione alta. Questa qui la utilizzo tutti i giorni, anche schiarente per chi soffre di macchie. Per il mare utilizzo. L'Isola dei Famosi la vince, la butto lì, secondo me Nicolas, mi piace tra l'altro molto come concorrente ma anche come persona. L'Isola dei Famosi la farei, boh, non mi è arrivata la proposta, valuterei, ecco. Credo sia importantissimo utilizzare i social per parlare di cose importanti o portare temi sociali attuali, ma credo allo stesso modo che sia anche molto importante dare un po' di leggerezza. Beh, allora a qualcuno piacciono. Sicuramente ne realizzerò uno la prossima settimana dopo il mio rientro dagli eventi che appunto dovrò fare giù tra Calabria e Sicilia. Beh, questa è una amara verità e quindi ti regalo un ultimo zoom. Tutti i make-up colorati che ho realizzato fino ad ora, compresi quelli del Coachella e anche quello della festa di Giulietta, li ho realizzati con le palettine di She Glam, prese appunto da Shein. Queste le ho prese durante il periodo natalizio e sono dedicate a. Beh, devo dire che io sono abbastanza soddisfatta della mia vita in questo momento e forse l'unica cosa che cambierei, non della mia vita ma di me stessa, è prendere le cose un pochino più alla leggera ed essere meno apprensiva e meno ansiosa. Ve ne faccio vedere qualcuno, guardate che colori. Questo l'ho utilizzato poco, eh. Guardate che colori. Pazzeschi. Beh, non credo che una cosa debba escludere l'altra, però sono sicuramente per la convivenza prima del matrimonio, in modo da capire se c'è compatibilità a tutti gli effetti, e poi da lì, se c'è, pensare magari a un matrimonio. È bene pensare al proprio futuro e non sperperare i soldi in cose inutili, però l'eccesso, insomma, non va nemmeno bene, nel senso che non, bisogna comunque vivere e divertirsi e godersi la vita che è solo una. Eccoci qua, siamo arrivati a Firenze, Pitti, sarò all'evento di Cuoio di Toscana, che è un brand made in Italy che produce cuoio, faccio vedere una scarpa pazzesca, ecosostenibile, il tema dell'evento sarà il green, quindi poi vedrete un po' di cose, mi cambio e poi ci vediamo all'evento.